Non puoi scegliere da dove provenire, ma puoi scegliere dove andare. Oggi è solo un punto sulla linea del tempo. Non è la verità su chi sei e soprattutto su chi puoi diventare e quello che puoi avere. Se vieni da un background mediocre, dove i milioni sono una chimera, devi fare una crescita radicale. Troppe credenze limitanti, troppo condizionamento sociale. L'igiene sociale è determinante. Hai un gruppo intorno a te che ti setta gli standard finanziari, di lifestyle, di ambizioni, di obiettivi e non puoi essere una vittima e un milionario nello stesso momento. Scegli. Attraverserai periodi buoni e periodi meno buoni, ma devi sapere che i migliori sono sempre nati nelle peggiori condizioni. E che il vero valore è nelle valli. Accettale, sii grato, trova continuamente motivi per essere grato durante le tue valli. Sviluppa ogni giorno una nuova attitudine. Quella di ieri è già invecchiata e oggi non ti può aiutare. Se non riparti da zero ogni mattina, porterai tutto il negativo di ieri dentro oggi. Fai un piano e controlla i tuoi pensieri e i tuoi comportamenti ogni giorno. Ogni giorno che ti svegli ringrazia. Sono grato di essere vivo, sono grato di avere una famiglia, sono grato per l'opportunità. Vivrò questo giorno al massimo. Vivi e pensa al livello di vita che vuoi anche quando tutto intorno a te ti dice il contrario. Se vuoi farfalle, non le rincorri per catturarle. Ma costruisci un giardino talmente bello da attrarre milioni di farfalle. Devi diventare in anticipo quello che vuoi. Quando hai bisogno di un lavoro, nessuno ti assume, ma quando l'hai già trovato, fioccano le offerte da tutte le parti. Cosa rimarrebbe nella tua vita oggi se i soldi non avessero un valore? Ciò che in questo momento stai pensando di togliere significa che oggi lo fai solo per soldi. Il tuo obiettivo è vivere la tua vita come se i soldi non avessero importanza, come se i soldi fossero un flusso dentro al quale posizionarsi. Trova qualcosa che ti fa battere il cuore, esci dagli schemi, segui la passione, l'ispirazione, il tuo intuito. Scrollati il giudizio degli altri da dosso, scrollati i tabù o quello che è giusto fare e insegui quello che senti dentro. Qualsiasi freccia, prima di colpire ed andare a bersaglio, viene tirata indietro e tenuta in tensione per un periodo di tempo. Devi essere disposto a perdere le 1.000 euro di oggi per guadagnare il milione di domani. E il primo step affinché il mondo ci creda a questo tuo grande obiettivo è che tu ci devi credere. Viviamo in una società di distrazione on demand, sei bombardato di input ogni secondo. E ogni input che ricevi genera una reazione, una lezione, una comprensione, quello che chiamiamo impulso educativo. Quale impulso educativo ti dai ogni volta che succede qualcosa, ogni volta che perdi? Che non arrivi dove vuoi? Che non sei abbastanza? Che non è possibile per te? Che non era vero?
Oh, avrei potuto dare di più in quella circostanza. La prossima volta mi farò trovare pronto. Hai vinto tu stavolta, ma la prossima volta tocca a me. Lascia che quello che ti succeda oggi sia la tua motivazione per farcela domani. Non fare lo sbaglio di entrare nel gioco dei diritti o dell'intitolamento. Doveva essere così. Questo atteggiamento ti farà sentire una vittima, e la maggior parte di persone non è milionaria perché si autodefinisce come vittima. Non sono pronte a prendersi tutte le responsabilità. Non sono pronte a perdere e a farlo in pubblico. Hanno paura di affrontare il rischio. Non studiare i tuoi familiari, non studiare i tuoi professori, non studiare neanche i tuoi amici. Studia e circondati di persone che dominano la vita. Persone che sanno quello che fanno, che sanno quello che vogliono, che hanno coraggio, che sono in controllo. Se non controlli il tuo ambiente, ecco cosa sono. Che se 9 dei tuoi amici sono poveri, tu sarai il decimo. Se 9 dei tuoi amici fumano, tu sarai il decimo. Basta raccontare i tuoi grandi sogni a persone piccole. Ognuno di noi è chiamato a lavorare duro su di sé, non sul lavoro né sulla carriera, su di sé. Il lavoro è su di noi, tutto il resto è una trappola. Sei l'unico che può fermarti e l'unico che può farti uscire da dove non vuoi essere. Crea valore intorno a te, ecco il focus dei milionari. Colma in valore quello che ti manca in materia, quello che ti manca in soldi, riempilo di valore. Cose strane succedono a chi prende decisioni definitive.